Allora, eccoci con Francesco Davante, nuovo mister di questa PGS del Bosco Veneto. La settimana scorsa, 10 giorni fa, abbiamo parlato col presidente, una sorta di resoconto più leggero, come si suol dire. Con lui invece facciamo un discorso legato alla squadra. Sono già un po' di giorni che siete partiti in preparazione. Mi sembra di ricordare, a fine agosto avete fatto un primo incontro e poi dal 2 settembre siete andati, diciamo, normali nella preparazione. Come procede? Innanzitutto buonasera, procede bene, abbiamo iniziato il 27 di agosto, abbiamo fatto 3 giorni di attivazione con il prof Peppe Lucreziano e Simone Schiano, che quest'anno mi darà una grande mano. Ci stiamo preparando per una lunga stagione, i ragazzi sono carichi, siamo una ventina di persone al momento, tanti ragazzi ancora devono rientrare dal lavoro stagionali. E procede tutto molto bene, sappiamo che la strada sarà lunga, però abbiamo tanta voglia di fare bene e di dimostrare che la Don Bosco merita qualcosa di più anche come posizione in classifica. Rispetto all'anno scorso, prometti una situazione più stabile rispetto all'anno scorso, che c'è stato un alti e bassi chiaramente legato al fatto che sono cambiati parecchi giocatori, l'allenatore è andato via e è venuto Peppe Redina, quindi si spera che quest'anno sia un pochino più lineare, no? Sì, diciamo che i ragazzi l'anno scorso, alla fine, poi prima con Mister Romano e poi con Mister Medina, hanno comunque raggiunto l'obiettivo che ci prefissiamo noi ogni anno. Quindi c'è, cioè, in ogni caso, da fare un plauso a loro e ai ragazzi che l'anno scorso giocavano nella squadra. Qualcuno è andato via, tanti sono arrivati. Il nostro obiettivo è sicuramente giocarci ogni singola partita a viso aperto, ma allo stesso tempo secondo le nostre caratteristiche, rispettando anche gli avversari, ma facendoci rispettare. E ovviamente lo sai meglio di me che più punti fai prima riesci a raggiungere il risultato. Certo, infatti. La squadra che hai in mano, hai detto che non è ancora completa. Come la vedi a livello, diciamo, tecnico? Che cosa potrà fare di buono? Insomma, anche perché alcuni sono giovani, ma alcuni sono di un po' di anni che ci sono qui, no? Guarda, abbiamo uno zoccolo duro, i classici 4-5 che compongono la vecchia guardia, e poi abbiamo inserito tanti ragazzi giovani quest'anno. Sappiamo che ci vorrà un po' di tempo per far rientrare in ritmo, però diciamo che noi siamo una società che dà sempre fiducia ai ragazzi, che poi resteranno con noi sicuramente per tanti anni. Quindi diciamo che quest'anno è un nuovo anno zero, nella speranza che nei prossimi anni ci possa essere uno zoccolo ancora più duro. Parlando un attimo di girone, del girone H, si spera che sia ancora girone H, anche perché questi della federazione ogni tanto fanno delle magie, quindi può succedere che cambi qualcosa. Ma a livello di, guardando appunto un portale importante dei risultati, sembra che ci siano anche squadre romane, e quindi noi ci immaginiamo la conferma del girone dell'anno scorso con più squadre pontine, no? No, io penso che quello sia stato semplicemente un esempio di girone, perché altrimenti dovremmo giocare sotto Roma e credo sia improponibile. Io penso che il girone sia quello dello scorso anno, degli altri anni. Abbiamo 5, 6, 7 squadre di zona e saranno integrate comunque con altre 7-8 squadre sociare. Quindi il campionato è sempre lo stesso, avremo una diretta pretendente alla vittoria, che è la Polisportiva, che ha fatto un'ottima campagna acquisti, però sappiamo sempre che ci sono in Ciociaria squadre che ogni anno fanno compagini per vincere il campionato. Ma c'è anche Formia e Castelforte che hanno fatto un buon mercato. Sì, ma infatti tutti si sono mossi in un certo modo bene, noi anche secondo me ci siamo mossi bene, perché abbiamo confermato la stragrande maggioranza di ragazzi. Ti ripeto, nel calcio contano i nomi, però poi conta quando vai in campo, corri, quando ti aiuti, quando dimostri di essere dotato tecnicamente, fisicamente, quando hai voglia di aiutare il compagno, di fare quella corsa in più che ti permette poi di raggiungere il risultato e la vittoria finale. Quello è importante nel calcio come in tutti gli sport. Sappiamo poco del Fondicalcio, ma mi sembra che abbiano confermato il grosso della squadra, e quindi anche loro saranno, immagino, protagonisti. Sì, lo penso anche io, però poi il discorso è che tutti quanti sono protagonisti, ma alla fine vince certo. Solo uno, quindi noi faremo il nostro campionato, come ti dicevo, lotteremo per fare punti in ogni partita e poi sarà il campo a dover dire cosa meritiamo e cosa meno. Parliamo delle amichevoli, ne hai programmati un po', immagino, e quindi come si procederà? Allora, oggi abbiamo un'amichevole interna, una
classica amichevole in famiglia. Poi sabato prossimo, anzi venerdì prossimo, avremo un'amichevole con il San Giorgio. Sabato dopo un'amichevole con la Juventus regionale del Gaeta, per poi concludere con la Vindex. Tutte partite fatte in casa. Quest'anno l'obiettivo è divertirci, quindi ho cercato comunque di mettere partite in casa anche per stare un po' più tranquilli e rilassati, divertirci, nel senso che bisogna fare i risultati, solo in quel modo poi riesci veramente a passare una bella annata. Certo. Ultima cosa, a livello di rosa, hai parlato di rosa quasi completa, quindi manca poco e quindi è tutto definito? Sì, diciamo che stiamo cercando qualcosina nel reparto difensivo e in avanti, però numericamente siamo comunque bene. I ragazzi si stanno allenando bene, qualcuno non lo conoscevo e sono veramente molto, molto soddisfatto. L'atteggiamento è positivo e, come dico sempre io, positivo e propositivo. Quindi c'è tutto per fare bene, ma per fare veramente molto bene. E volendo puoi provare anche tu ogni tanto a fare la tua presenza. Insomma. No, io ho dato. Okay, dato? Sì. Okay, di più. Non ci possiamo sperare, insomma. No, io ho dato. In bocca al lupo. Crepi.